Eccoci qua, ben ritrovati di nuovo insieme per la seconda parte di Prima Mattina. Quest'oggi ci occupiamo di una. Prendiamo spunto da un evento, da una manifestazione che si terrà in questo fine settimana, il fine settimana dal 2 al 4 novembre, da venerdì a domenica, un evento che ormai sta diventando tradizione del nostro entroterra, proprio per parlare anche di questo lembo della nostra provincia, delle aree interne che meritano sempre particolare attenzione, specie in questo periodo. Parliamo della manifestazione Tuber Magnatum, la fiera del tartufo bianco di Poggiomricchio, e ne parliamo con i nostri ospiti di quest'oggi, che sono gli organizzatori, vale a dire Fabio Petrella, che è il presidente della Proloco di Poggiomricchio. Buongiorno Fabio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E accanto a lui Vincenzo Di Battista, anche lui membro del direttivo della Proloco di Poggiomricchio. Buongiorno. Buongiorno grazie. Vincenzo, grazie anche a te per essere qui questa mattina direttamente dai luoghi dell'evento, perché siete ancora in fase di preparativi, fervono i preparativi per questa manifestazione che giunge alla quinta edizione quest'anno, quindi ormai possiamo dire che si è affermata, no? In queste prime edizioni, in questi primi 4 anni, questo è il quinto, con sempre più anche favore da parte dei visitatori che vengono a trovarvi. Il protagonista principale è il tartufo bianco, Tuber Magnatum. Parlatecene un po', Fabio. Sì, beh, diciamo che si parla spesso dei prodotti dell'entroterra, delle qualità che comunque il comparto della provincia teramana può vantare a livello gastronomico. Noi della Proloco di Poggiomricchio, con tutto il paese alle spalle, abbiamo deciso di puntare su quello che è considerato, come dicevi tu poc'anzi, il principe, no? del sottobosco e della terra. Il tartufo bianco, che è un prodotto che noi abbiamo deciso di valorizzare perché è presente in maniera coerente e determinata sul nostro territorio, sul territorio di Poggiomricchio, che è una frazione del comune di Grognaleto. Il tartufo bianco, come dice anche la locandina dell'evento, come recita, è il protagonista di questa fiera, che però insomma spazia, perché nella dicitura nobili virtù che avete scelto sin dall'inizio, insomma, poi rientrano un po' tutte quante le caratteristiche e le eccellenze, no, del vostro territorio. Sì, infatti diciamo in accompagnamento all'evento e quindi al reparto gastronomico, che comunque rimane il culmine della fiera, abbiamo affiancato, diciamo, un mercatino, un piccolo mercatino artigianale, che comunque andrà a curare anche altri prodotti che ruotano attorno comunque all'economia o alla vecchia economia montana, e quindi dell'entroterra, dell'Alto Vomano, no? Ci sarà anche uno stand per quanto riguarda i prodotti tessili, oppure anche prodotti di aziende vicine che comunque insistono nonostante tutte le avversità sul territorio e che comunque rappresentano tuttora un'eccellenza. Assolutamente. Il tartufo, però, dicevamo, insomma, è il protagonista assoluto, protagonista principale di questa manifestazione, di questo evento. Vincenzo, tra l'altro tu sei anche un esperto di tartufi, un cavatore, si dice così, sì, no? Sì. Sono i cavatori, coloro che vanno alla ricerca tartufai. Del tartufo. Tartufai e cavatori. Insomma, non è semplice, giusto, dedicarsi a questa attività. Sì, è un'attività abbastanza dura, bisogna scendere sui boschi, sui canali dove scorre l'acqua e percorrerli sotto la boscaglia con i cani che vanno avanti e pertanto alla ricerca. Sono i grandi protagonisti, no? Protagonisti. Bisogna addestrarli bene, c'è tanto lavoro dietro. Sì, senz'altro. Il tartufo bianco, no? Che per molti è quasi un miraggio, quando si parla di tartufo bianco, sì, un'eccellenza assoluta del panorama gastronomico. Il fatto di averlo comunque, ecco, qui vediamo anche delle immagini che vengono mostrate in questo momento proprio dal nostro Gianluca Iezzoni in regia, prelevate qui e là anche proprio dalla pagina Facebook del vostro evento. Tartufo bianco, sapere che c'è il tartufo bianco anche nel nostro territorio, insomma, magari non tutti lo sanno, anzi credo che pochi lo sappiano, spesso viene associato ad altre località, no? In Italia il tartufo bianco invece qui da noi c'è. Ce n'è in grandissima quantità,
Circa il 40% della produzione italiana viene cavata in Abruzzo. Addirittura, 40%? Sì, il 40%. Quindi un territorio particolarmente fertile. Sì, senz'altro. A partire dal mare, praticamente quasi in riva al mare, sotto le pinete, fino alla montagna. Quindi insomma è un territorio molto esteso, molto, non molto soltanto esteso, l'area sì, interna. Sì, sì. Immagino ci siano anche comunque delle regole abbastanza sì, stringenti, o comunque delle regole da rispettare, no, per la ricerca del tartufo. Il territorio abruzzese si trovano tantissime varietà di tartufo. Tutte buone, viene, insomma, possiamo dire, insomma, tutte buone, ovviamente poi si arriva fino al re, che è il tartufo sì, bianco. Ed è aperto 10 mesi l'anno la raccolta del tartufo, in tanti altri territori non si trovano tutte queste varietà, e pertanto sono chiusi solo maggio e settembre. E voi, Fabio, perché avete scelto questo periodo proprio per l'evento, che tra l'altro può sembrare un periodo particolare, strano, insomma, i primi di novembre, spesso cavallo fine ottobre, primi di novembre, non è proprio periodo da manifestazioni, no? Anche all'aperto, come quella che fate voi. Diciamo che la scelta ricade anche qui sul lato che è prettamente tecnico, poi dopo Vincenzo potrà confermare, perché diciamo che in questo periodo, l'autunno, insomma, il periodo in cui affiora, inizia a affiorare il tartufo bianco, le prime pepite, no? di questo prezioso tubero. E quindi, diciamo, nonostante le avversità che possono registrarsi in questo periodo, e purtroppo ne registriamo ogni anno, diciamo, nelle organizzazioni. Siete stati un po' condizionati dall'organizzazione. Però devo essere sincero, ecco, qua vediamo proprio delle foto, delle immagini dei preparativi, dei preparativi del montaggio delle strutture sorgono proprio all'ingresso del paese, del borgo di Poggiungricchio. Questo è domenica. Sotto, diciamo, anche un acquazzone, nonostante tutto siamo riusciti ad ottenere. Devo dire che siamo fortunati, perché in paese abbiamo delle persone davvero speciali, che hanno più coraggio dei 1000 garibaldini che sbarcarono a Massara. Quante persone collaborano, infatti, insomma, all'organizzazione dell'evento? Ovviamente c'è parecchia collaborazione, anche da fuori. Anche da fuori, infatti, sono qui, volevo, insomma, sottolineare un fatto che per noi è stato determinante, che quest'anno abbiamo avuto e trovato la collaborazione dell'associazione di Ripattoni, chiamata il Borgo di Babbo Natale. Ah, sì, assolutamente. Sì. Capeggiata da Vincenzo Pallini, che ci stanno dando una grossa mano, e senza i quali, devo essere sincero, forse avremmo avuto qualche difficoltà in più. Si stringono anche sinergie, cioè amicizia con altri luoghi, con altre realtà altri territori. È una bella soddisfazione, infatti, perché siamo riusciti a coinvolgere queste persone che si stanno rivelando meravigliose e che ci stanno, ripeto, dando una mano determinante. Loro hanno sposato in pieno la causa, si sono immediatamente calati nella parte, e quindi abbiamo una forza in più che ci permette di trainare e andare avanti fino, insomma, a questo weekend, per raggiungere l'obiettivo. Sì. Parlavamo prima, insomma, del periodo, no, del tartufo, Vincenzo, questo è il periodo più favorevole, dicevi che è aperto 10 mesi l'anno la raccolta, la ricerca, però questo è il periodo principale. Sì, periodo che va dal 30 settembre al 31 dicembre, cioè proprio affiora il tartufo prodotto tipicamente bianco. Autunnale, dunque. Autunnale, sì. Quindi anche questo condiziona, tra virgolette, o comunque spinge ad organizzare l'evento proprio in questo periodo. Che poi immagino serve anche per tenere viva l'attenzione sul territorio, sul borgo di Poggiungricchio in generale, appunto su quell'area del Vomano, un po' per tutto l'anno, quindi non solo magari in estate, quando è più facile muovere persone, visitatori, ma anche in un periodo un po' più di calma come l'autunno, come questo. Sì, ma infatti, diciamo, questo periodo che può appare come un momento eroico, diciamo, per la montagna, noi abbiamo scelto appunto di registrare l'evento in questo periodo, perché permette, oltre quindi al dato tecnico del tartufo, del prodotto stesso, della presenza del tartufo stesso, ci permette comunque di creare un ponte tra l'estate e il Natale, per quanto riguarda appunto il dinamismo montano di presenze, perché sappiamo tutti, ovviamente, che questi borghi vivono una condizione
felici ma non troppo, nel senso, infatti adesso parleremo un po' anche della situazione, insomma, della vita di questi piccoli borghi di montagna. Prima però dacci qualche indicazione maggiore proprio sull'evento, sul programma, quello che si troverà, soprattutto cosa si mangerà e come si potrà assaggiare appunto il tartufo. Allora, l'evento inizierà venerdì 2 novembre e diciamo è predisposto già dalla prima giornata il pranzo, che si terrà quindi intorno alle ore, partirà dalle ore 12 con prodotti, con tartufo bianco ovviamente, prodotti l'entroterra. La manifestazione poi proseguirà con alcuni spettacoli musicali, si riproporrà la cena ovviamente. Quindi stand aperti, pranzo e cena. Stand aperti venerdì e sabato, pranzo e cena. Domenica esclusivamente a pranzo, anche perché poi all'imbrunire ci sarà la chiusura della manifestazione. All'interno di queste giornate noi abbiamo allestito, diciamo così, altre situazioni che riteniamo necessarie per la riuscita dell'evento. Vorrei sottolineare tra queste la meravigliosa escursione che si tiene ogni anno la domenica mattina nei luoghi circostanti, nelle montagne circostanti Poggiombricchio. Sì, si parte dal centro del paese per arrivare comunque a una piana sopra il paese stesso, quindi una piccola escursione con un dislivello minimo, però che garantisce panorami mozzafiato eccezionali. Assolutamente. Poi ci sarà fantastico. Anche l'evento istituzionale, che non è da ignorare ovviamente, perché comunque va a porre un punto esclamativo sul perché ogni anno effettivamente all'interno della manifestazione c'è un momento che si ritaglia proprio per un dibattito, insomma una sorta di convegno dedicato proprio a vari temi legati ai luoghi proprio dell'entroterra. Quest'anno su cosa sarà incentrato? Quest'anno sarà incentrato sul dissesto idrogeologico, che è un tema sicuramente molto importante per proprio la sopravvivenza stessa dei luoghi. Infatti, perché insomma il sindaco Giuseppe D'Alonso, in concerto ovviamente con la Proloco, ha deciso questo tema? Perché ci sono avvenuti, stanno avvenendo dei lavori importanti sul territorio, sul paese, che si sono rivelati necessari, poiché insomma si stava andando incontro a una situazione. Quindi, diciamo anche Poggiombricchio è stato comunque colpito da eventi, da problematiche legate appunto al dissesto idrogeologico. Sì, diciamo che si è reso necessario, urgente, un intervento per consolidare il paese stesso, che comunque stava perché non ci fosse mai stato, lo possiamo anche un po' descrivere, no? Il paese è caratteristico, è fantastico, proprio arroccato, no? Su uno sperone. Quindi un paese che è fatto di roccia fondamentalmente. Sì, e quindi ci sono stati anche episodi di frane, no? Di qualche crollo, di frane, di crolli di costoni, insomma, che andavano messi in sicurezza. Diciamo, anche per quanto riguarda la viabilità, no? del luogo. E siamo intervenuti appena in tempo. Sono immagini delle precedenti edizioni della manifestazione. Sì, una manifestazione di cui comunque non possiamo nasconderci, siamo abbastanza orgogliosi, poiché siamo giunti già alla quinta edizione ed essendo partiti un po' come in ogni occasione, quasi tra virgolette da pellegrini, come si dice come una sfida, insomma, no? Come era quasi una scommessa all'inizio. Una scommessa che invece abbiamo avuto la fortuna di consolidare grazie anche agli interventi di tutti coloro che partecipano ogni anno a questa manifestazione. Quante persone, Vincenzo, vivono in zona, vivono a Poggiombricchio? In questo periodo saranno circa una ventina di persone. Quindi davvero quasi stoici, no? Coloro che resistono non solo a Poggiombricchio ma un po' in tutta l'area montana. Dopo lo spavento delle nevicate, il terremoto in inverno, purtroppo tanta gente scende a valle. Che non vogliono rivivere quelle brutte. Tra l'altro sono giorni questi in cui proprio si ricorda, insomma, l'anniversario, il secondo anniversario degli eventi sismici del 2016, proprio quello del 30 ottobre di 2 anni fa. Poi ci fu il gennaio del 2017 con una nevicata epocale, insomma, che isolò anche Poggiombricchio, come tanti altri centri della zona. Da quell'evento, insomma, come il paese, come è venuto fuori, come si è, in certo senso, come si è ripreso?
Sì, ci siamo ripresi, però tanti anziani che vivevano il territorio sono spaventati da questo evento e poi la nevicata così importante che pesava sulle case insieme al terremoto, non potendo uscire perché chiusi dalla neve, hanno creato queste paure e pertanto... Sicuramente, insomma, è la vita anche oggi, pure se siamo nel 2018, continua a essere dura in certi casi, sì. No? Per chi vive in montagna. Ma noi infatti, devo dire, continuiamo a credere in questo evento anche affinché sia uno spauracchio per certe situazioni che si sono create. Sì. Non dimentichiamo che a noi stessi, come organizzazione della fiera, ci saltò l'evento del 2016, la fiera del 2016, poiché intercorse il 30 ottobre il famoso terremoto, di cui noi adesso sinceramente vogliamo allontanare lo spettro, esorcizzare lo spettro e quell'evento. E penso che comunque il progredire di questi eventi sia un'arma utilissima. Il fatto che ogni anno dopo anno si torni, insomma, a riproporre questo evento, così come tante altre iniziative sul territorio. Festa della Castagna, assolutamente. Di Arica, ad esempio. È importantissimo proprio per tenere accesi i riflettori, l'attenzione sui borghi dell'entroterra. E poi far riavvicinare gli abitanti in quei luoghi. Appunto, che magari hanno abbandonato per paura, lo spopolamento certo, che vive la montagna. Certo, infatti una soddisfazione, una gratificazione che ci concede questo evento è il vedere il ritorno di tanti paesani che comunque dalle diverse città d'Italia rientrano a casa per stare insieme. Insomma, è fondamentale ogni evento, ogni scusa, tra virgolette, per poter parlare e porre l'attenzione su questi centri montani, che tra l'altro io non lo sono portato, Fabio, forse tu non te l'aspettavi, ma Fabio Petrella ha anche scritto un libro, questo libro, Dove non arrivano i sentieri, reperto. Ambientato proprio in quei luoghi, no? Proprio Come nei no? luoghi, ecco qui Come la copertina, no? Bravo Gianluca, ambientato proprio in questi luoghi, nei luoghi che poi a te sono proprio molto molto cari, no? Rientra un po' tutto in questa filosofia del non voler abbandonare le zone interne, la montagna teramana. Beh, certo, il libro nasce proprio in quella prospettiva, ovvero voleva essere e continua nei cuori, spero, di chi l'ha letto, a essere una cartolina, insomma, per questi luoghi che... Perché vengono raccontate tradizioni, storie, leggende, usi e costumi di un tempo, no? di questa società contadina, rurale, montana, che sopravviveva anche proprio con i prodotti stessi, no? della natura, dell'entroterra. Autosussistenza, insomma. Quale può essere proprio il tartufo, uno dei tanti. Certo, era un piccolo mondo antico che comunque riusciva a sopravvivere autonomamente, cosa che, diciamo, ovviamente con la globalizzazione e lo sviluppo dei tempi si è necessariamente rivoltata, e quindi, diciamo, causa dello spopolamento di questi luoghi è dovuto pure alla mancanza forte di un'economia che comunque riesca a garantire lavoro e partecipazione agli abitanti. E noi crediamo appunto che il tartufo sia uno dei prodotti che nel tempo potrebbe essere buono per creare appunto una nuova economia gastronomica, anche, e comunque anche perché appunto il tartufo muove economia. Perché, Vincenzo, poi non ne abbiamo parlato, ma comunque in particolare il tartufo bianco è comunque un prodotto pregiatissimo, ovviamente, che assume e che arriva ad avere quotazioni e valori enormi. Non so quest'anno quanto è quotato il quest'anno tartufo bianco, siamo nelle dai, varie fiere, aste anche che vengono fatte. Dai 1.000 ai 2.500-3.000 euro, dipende dalla pezzatura e dal prodotto che esce, insomma, che viene davvero fuori. Valori da gioielleria, in un certo senso. In effetti prima tu, Fabio, le hai definite pepite, perché sono veramente dei pezzi pregiati, no? Quando si trova, immagino, un bel pezzo, un bel esemplare di tartufo, la gioia immagino che sia enorme. Di sicuro. Credo che abbiamo un messaggio, mi segnalava la regia, un messaggio da parte di un nostro telespettatore, lo andiamo subito
a leggere. Complimenti a Fabio e a quanti si impegnano per far vivere la nostra montagna e i nostri splendidi borghi. Quindi complimenti alla Proloco di Poggiumbricchio, a questi organizzatori di eventi così importanti, e quello di cui parlavamo poc'anzi, appunto, eventi che servono soprattutto per continuare a far vivere e a tenere al centro del dibattito e dell'attenzione anche l'entroterra, che altrimenti rischia di essere un po' dimenticato. Sempre per tornare al cuore dell'evento, cioè il tartufo, nei vostri stand come lo si potrà assaggiare, come lo si potrà mangiare, cosa proporrete nei menù? Allora, diciamo che quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo puntato l'attenzione esclusivamente sul tartufo bianco, mentre gli altri anni concedevamo spazio anche a quello che tu sai io considero il nobile scudiero, ovvero il tartufo nero. Ai fratelli minori. Ai fratelli minori, dai. Del tartufo bianco. E quindi ovviamente avremo un menù non troppo allargato, abbastanza circoscritto, con primi e secondi, penso alle classiche tagliatelle, insomma, oppure i piatti a base d'uovo, che comunque sono quelli, diciamo, i migliori per saltare. E che sono anche i più magari gettonati, no? Anche nelle precedenti edizioni, quelli che certo avete riscontrato avere maggior successo. E poi ovviamente avremo anche prodotti che... Certo, è ora di colazione, adesso però fa già avere voglia di parlare di queste ricette e vedere queste immagini. Anche perché siamo fortunati quest'anno che il tartufo bianco si trova in buone quantità, sì, diciamo così. Quali sono le condizioni necessarie per far sì che ci sia una buona produzione di tartufo? Ci vuole l'acqua luglio e agosto. Quindi c'è nei periodi estivi, per avere il bianco poi a ottobre, umidi, novembre e dicembre, sì. E quindi quest'anno ci sono state queste condizioni? Sì, ci sono state in montagna queste condizioni, ma anche lungo i litorali, e pertanto quindi, ci sarà c'è una buona produzione, di tartufo bianco quest'anno, sì. Quindi cucine impegnatissime. A prezzi modici. Perfetto. Anche perché questo è un problema che in altre annate ti può creare ovviamente delle problematiche, quindi è una fiera anche tra virgolette a rischio, oltre al tempo. Certo, se manca il prodotto principale, la materia prima, ovviamente è difficile poi mettere su l'intera organizzazione, sì, della fiera. Devo dire, ripenso all'anno passato, che qualche problematica, qualche difficoltà c'è stata, appunto perché c'era una grossa mancanza della materia prima. Quest'anno invece è tutto favorevole, insomma le condizioni sono favorevoli, sperando che siano favorevoli anche quelle meteo, ma su quelle non possiamo incidere, ovviamente. Noi siamo fiduciosi. Anche se sicuramente non vi arrenderete, anche perché comunque abbiamo visto il montaggio delle strutture, quindi tutto al coperto. Tutto al coperto. Assolutamente, anche dovesse esserci un clima, un tempo non perfetto, però è tutto quanto rigorosamente al coperto. È riscaldato, quindi anche la temperatura sarà gradevole. Poi, se dove non arriverà la temperatura, ci penserà magari qualche altro aiuto, insomma, per uno spirito simpatico per riscaldare i presenti. Vincenzo, Fabio, insomma, sì. per la Proloco di Poggiumbricchio, quali sono le esigenze particolari, le esigenze principali che voi ritenete dover porre ancora all'attenzione per poter continuare nella vostra missione, no? Che è quella appunto di tenere vivo un borgo con così pochi residenti durante tutto l'anno, che comunque va tutelato e valorizzato per le sue caratteristiche principali, insomma, quali esigenze, quali richieste, quali necessità particolari per gli abitanti di Poggiumbricchio e dintorni? Guarda, sarò banale, però ovviamente partire dai servizi base, che comunque sono quasi totalmente assenti, quindi non essendoci, diciamo, una copertura, una garanzia di una vitalità minima, è ovviamente difficile, soprattutto per le persone più anziane, magari rimanere in loco. Al di fuori di questo, ovviamente noi crediamo che appunto il creare l'organizzazione di determinati eventi possa essere appunto un motivo giusto per mettere l'attenzione, per puntare l'attenzione in questi luoghi, affinché si possa, insomma, muovere qualcosa di positivo. Certo. Come noi abbiamo visto negli anni, comunque queste fiere hanno portato qualcosa al paese.
può sembrare che si tratti solo di esperienze gastronomiche o sì, legate alla baldoria. In verità poi l'amministrazione o anche chi ruota attorno a queste realtà osserva ciò che succede. Ed è uno stimolo per intervenire. Esatto, portare rappresentanti delle istituzioni, degli enti durante questi giorni a far conoscere e visitare il borgo significa comunque di quello, infatti, lanciare parlare. Dei messaggi. Esatto, in certo lanciare senso. Dei messaggi, quindi portare gente che conta, magari esperti, tecnici, in loco è fondamentale. Perché finché se ne parla, ok, ma poi ci vuole anche il lato pratico e quindi agire direttamente sul territorio. Una volta, come tu hai titolato il tuo libro, insomma, non arrivavano i sentieri neanche in tutte quante le zone di montagna. Insomma, e invece adesso caso abbiamo oggi, una strada nuova. Esatto, è il caso oggi di non tornare all'isolamento di un tempo, no? Perché è vero che ci sono stati progressi durante i decenni, però oggi si rischia, effettivamente si rischia in molte zone dell'entroterra, certo, anche per le note vicende purtroppo, certo, possano tornare a rimanere un po' isolate, magari non tanto logisticamente, anche se alcuni casi ci sono stati, certo, anche di isolamento logistico, però proprio dal punto di vista della percezione geografica e culturale dell'esistenza stessa di determinati paesi, determinati sì, borghi. Infatti la cosa che ritengo necessaria è quella di mantenere vivo il falò delle emozioni, no? Cercare comunque di continuare a coinvolgere quelle persone che sono rimaste sul territorio affinché non, certo, non cedano tutta le loro ultime volontà e non vengano abbandonate, assolutamente. Siamo in chiusura, però c'è un altro messaggio e quindi lo leggiamo volentieri. Una curiosità: quali sono i prezzi oggi del tartufo nero e di quello bianco? Grazie. Prima avevamo accennato qualcosa relativamente al bianco, ovviamente, sì, no? Sì. Vogliamo ripeterlo, insomma. Sì, il bianco oscilla dai 1000 ai 2000-3000 euro. Pezzo, insomma, in base alla, al chilo. Al chilo, in base al anche chilo, alla pezzatura. In base alla pezzatura, sì. L'uncinato e lo scorsone che ora stai finendo è un pochettino più alto, in base alla stagione stiamo sulle 200-180 al chilo. Al chilo, ovviamente, sono sì, qualità, varietà di tartufo meno pregiate, però sì, insomma anche quelle oscillano, anche le valutazioni degli altri, delle altre qualità di tartufo, insomma, oscillano in base sì, alla produzione, in base della stagione. Sì, alla produzione della stagione, senz'altro. Assolutamente. Vabbè, insomma, è un argomento che dunque incuriosisce, perché come abbiamo detto prima, incuriosisce sia gli amanti del gusto, del mangiar bene, sia gli appassionati, i cercatori e tutto il mondo che ruota attorno all'economia di questo prodotto. Allora, siamo davvero in chiusura, ricordiamo l'appuntamento dunque per questo weekend, dal 2 al 4 novembre, venerdì, sabato e domenica a Poggiumbricchio, Tuber Magnatum, che non l'abbiamo detto ma è il nome scientifico, certo, del tartufo bianco. Quinta fiera del tartufo bianco e nobili virtù, ovviamente siete, vi invitiamo tutti quanti a partecipare, soprattutto per scoprire, chi non l'avesse mai fatto, questi luoghi davvero meravigliosi e ancora ricchi di fascino come il borgo di Poggiumbricchio. Grazie a Fabio Petrella, presidente della Proloco di Poggiumbricchio, Vincenzo Di Battista, grazie, anche lui della Proloco di Poggiumbricchio, organizzatori dell'evento. In bocca al lupo per questo fine settimana. Noi ci fermiamo qui, la nostra trasmissione, il nostro appuntamento torna puntuale sempre domani mattina alle ore 7, alla conduzione troverete Dorotea Mazzetta. Grazie di nuovo e buon proseguimento di giornata.